Ciao a tutti, GamesMoDT, siamo qui all'evento Nintendo Faccia da Nintendo 3DS e siamo qui all'uscita dell'evento, come vedete c'è un po' di fila e vogliamo fare un po' di commenti a caldo prima di entrare per vedere cosa ci aspettiamo da Nintendo 3DS. Qui c'è un giovane uomo che abbiamo fermato per farci fare questa piccola intervista. E cosa ti aspetti da Nintendo 3DS? Cosa ti aspetti che ci sarà qui dentro per i titoli che abbiamo visto? Trattandosi di Nintendo, mi aspetto che ci sarà sicuramente una selezione di tutti i titoli che usciranno quando insomma uscirà la console tra una settimana. E mi aspetto, ecco, i titoli di cui si è parlato negli ultimi tempi, i nomi più importanti, quindi che siano tutti testabili, si possano provare tutti quanti. Ultimamente è stata annunciata la nuova MGP, la PSP2. Sì. Questa battaglia di portatili, decisamente vinta finora da Nintendo, come credi che il Nintendo 3DS potrà vincere? Sicuramente il 3D porterà alzerà di nuovo lo standard delle console portatili. Gli avversari saranno come al solito dietro e Nintendo come al solito avanti. Siamo di nuovo qui, come vedete, questo qua è lo stand di Kid Icarus Uprising. Stiamo facendo vedere proprio il gioco, atteso da decenni. Sarà tutto nuovo con la visuale in 3D dell'Nintendo 3DS, come potete vedere se il nostro villino inquadra. Subito. È tutta una nuova grafica, dei nuovi comandi. In questo momento lo stiamo vedendo in particolari parti di gameplay, ma insomma possiamo già intuire che Kid Icarus Uprising sarà uno dei migliori titoli del 3DS e uno dei titoli più importanti del suo parco titoli. Vedremo adesso il menu del 3DS con il nostro Billy. Saluta. Aspetta che ho fatto un casino. Billy combina sempre guai. Aspetta. Stiamo scoprendo come spegnere il 3DS. Okay. Perfetto. Billy è riuscito a rendere il 3DS noioso. Il primo premio. Ho sbloccato Zelda. Ela. Abbiamo appena sbloccato un'immagine di Zelda premendo tasti a caso, ma è riuscito. Siamo qui con uno dei giochi più attesi per Nintendo 3DS, si chiama The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D per Nintendo 3DS. Come stiamo vedendo, il nostro buon uomo sta giocando, cioè non so se la grazia di riprenderlo. Stiamo vedendo una delle fasi più esplorative, credo. Esatto. Notiamo ovviamente l'effetto 3D che ormai è scontato, abbiamo visto tante cose questa sera. Sì. Una delle meccaniche più belle di questo Legend of Zelda, che tu sappia. Cioè, sai per esempio se già hai visto cose che già si sono viste in passato, è finita la demo purtroppo. Ma il gioco è forse uno di quelli che offre un 3D migliore, comunque la qualità del 3D, l'effetto è molto evidente, insomma. Perciò remake di Ocarina of Time, tutto e per tutto solo con il 3D, con un 3D molto più bello rispetto ad altri titoli che abbiamo già visto. Possiamo osservare Nintendo Dogs, dove sarete chiamati forse ad abbaiare ai vostri cuccioli. E siamo qui ancora a mostrarvi un altro gioco, uno dei giochi più interessanti sono i giochi RA. Ovviamente, come vedete ora, in quadri, non c'è assolutamente nulla del centro di essa, ma se noi con il nostro asso nella manica inseriamo la carta qui, automaticamente. Oh! Vedete, è un gioco interattivo che funziona esclusivamente con le carte. E stiamo parlando con un altro partecipante di questo grandioso evento qui a Roma del Nintendo 3DS. Marco, ecco. Cosa ne pensi di questo evento? Ma l'evento è molto, direi quasi esaltante. Sembra quasi di essere alle 3, noi che in Italia non l'abbiamo mai avuto. Ci può dare le sue impressioni quando si ha freddo su questa nuova tecnologia, se è una tecnologia che porta i clienti a un diverso target? Perché comunque questo gioco è un po' la risposta in piccolo al Kinetech della Nintendo, esatto. Al Wii, al Motion della Versa. È informatissima. Sono vecchia ma non così antica dentro. Tra i giochi più importanti che hai visto durante il tuo giro, che cosa hai notato in particolare? Secondo te qual è il migliore che hai visto? In particolare ho visto Zelda, il rifacimento in 3D di Ocarina of Time. È un
attendiamo tutti. E siamo sempre lì, Kid Icarus, Zelda, Street Fighter, siamo sempre lì. Lei comprerà Nintendo 3DS per sé? Probabilmente sì. Vediamo ora Billy che ci sta mostrando Dead or Alive Dimensions. È stato molto criticato come titolo tra quelli del 3DS perché sembrerebbe sia il titolo con un 3D peggiore. Vediamo se Billy, ecco. L'analogico del 3DS fa veramente cagare. Ah. Dunque, rieccoci qua a Nintendo 3DS. Siamo qui in compagnia delle bellissime Nintendine che ci stanno mostrando appunto la console. Disponibile dal 25 marzo nelle due versioni di colore Cosmo Black ed Acqua Blu. Siamo giunti alla conclusione di questo stupendo evento Nintendo, dobbiamo solo dare le nostre considerazioni finali, siamo tutte e tre, punto Billy e Guybrush per voi. Per me è stato un evento bellissimo, non spesso si vedono cose del genere qui in Italia. A Roma abbiamo visto oggi tantissimi giochi e abbiamo visto Kid Icarus, un sacco di gnocchi. Le Nintendine che sono state molto apprezzate dal nostro Guybrush. Insomma, Nintendo 3DS sembra essere molto promettente e noi non ce la faremo sfuggire. Continuate a seguirci su Gamesplot.it e saprete tutti i nuovi dettagli su questa meravigliosa console che oggi abbiamo provato anche per voi. Bene, allora, Nintendo 3DS è evoluzione, quindi? Beh, secondo me no, perché oltre al fatto che questo 3D fa venire abbastanza con la testa, la NGP New Generation Portable promette molto di più e sinceramente sarà quella la vera rivoluzione. Grazie. Ora Billy ci dirà ciao, ci vediamo su games.it.